La Codes Sociale Onlus ha tagliato oggi alle 15 il nastro del nuovo centro residenziale di riabilitazione Villa San Pietro. Fabio Zanetti, dopo 7 anni di gestione di Villa San Pietro, oggi c'è il passaggio di consegne nella nuova struttura gestita da Codes. Un tuo ricordo del passato e quale sarà il futuro? Il passato per me, l'ho detto prima, è stata la più bella esperienza che potevo fare nella mia vita. Ne ho fatte tante, quella di sindaco, di presidente del comprensorio, di altri impegni nel sociale, eccetera, però quella più piena, quella che più mi ha dato soddisfazioni è stata proprio quella fatta con i pazienti e con i collaboratori di Villa San Pietro. Lì sono riuscito, insieme con chi mi ha supportato, a creare una squadra di operatori che era e è una meraviglia, e riuscire a dare delle risposte di un notevole valore, di un notevole spessore a quelli che erano i pazienti. Siamo riusciti a far diventare la struttura di Villa San Pietro un riferimento, come dicevo prima, non solo a livello locale ma anche a livello nazionale, di grande richiamo, di grande riferimento. Abbiamo avuto l'opportunità di fare dei momenti di formazione e informazione dove hanno partecipato personaggi di livello internazionale che hanno condiviso quelle che erano le nostre caratteristiche, come stavamo operando a livello di struttura e di come si operava per questo tipo di pazienti. E poi nel 2010, così abbiamo ritenuto di passare il testimone, dopo aver, come dico, predisposto il progetto di questa struttura, siccome sarebbe stato un impegno molto grosso per una strutturina, per una realtà piccola come Villa San Pietro, e abbiamo avuto l'opportunità di incontrare Codes, una grossa realtà cooperativistica senza scopo di lucro a livello nazionale, che ha ritenuto di impegnarsi, di investire in questa struttura per portare avanti quello che noi avevamo seminato appunto in questi 7 anni di lavoro, di impegno a livello di vecchia struttura. L'importante ora è riempirla. Adesso il problema è questo. Purtroppo c'è stato qualche momento c'è ancora qualche momento di non sufficiente credo da parte delle istituzioni pubbliche in questa realtà, e si è optato per tornare ad ampliare le residenze sanitarie di tipo psichiatrico a livello pubblico. Infatti i pazienti trentini che erano qui da noi sono stati, come dire, dislocati a Pergine, nella vecchia struttura del vecchio ospedale psichiatrico, tra l'altro spendendo soldi in investimenti per le attrezzature, per le strutture, e andando a quantificare anche dei costi che sono molto superiori rispetto a quanto l'azienda sanitaria pagava e paga per i pazienti che sono ospiti in questa struttura. Per cui l'auspicio è che questa struttura venga rivalutata, perché la problematica dei pazienti psichiatrici, non solo gravi ma cronici, è molto pesante, è molto importante a livello nazionale. Stanno lavorando bene, mi dicono adesso, con Bolzano e con il Veneto, oltre con qualche altra realtà della Lombardia, eccetera. L'auspicio è che si possa capire anche a livello provinciale che una struttura di questo tipo, che adesso si è, come dire, attrezzata, adeguata, con nuovi criteri dal punto di vista sia strutturale che anche di risposta da dare ai pazienti, possa essere rivalutata e possa essere utilizzata per dare una risposta che purtroppo spesso e volentieri questo tipo di pazienti non trovano. Codes è un'impresa sociale, occupa 4.000 persone e opera in tutta Italia. Questa è un'iniziativa nata appunto anni fa. Accogliamo qui oggi 20 pazienti e l'obiettivo è di arrivare ad accoglierne 56, che è la massima, il numero massimo di pazienti che si possono accogliere. Il tipo di pazienti che avete qua? Ecco, qui si opera in un nucleo, ospita pazienti che hanno problematiche psichiatriche per aspetti giudiziari, e invece negli altri due nuclei accoglieremo appunto pazienti che hanno problemi sulle psicosi emergenti come attività riabilitativa, ecco, di quella particolare tipologia di. Finalmente oggi il taglio del nastro, un investimento importante per la vostra cooperativa. Beh, ecco, un investimento importante, abbiamo avuto anche per un periodo
il dubbio che non si riuscisse a portare a compimento il progetto, ma insomma ci abbiamo creduto, ce l'abbiamo fatta, abbiamo speso fino ad oggi 11 milioni di euro e adesso appunto l'obiettivo è di riempire la struttura e di operare in rete col territorio, con i servizi, per dare quelle risposte di cui c'è bisogno. Dicevo che nella psichiatria ci sono 1 milione di pazienti oggi in Italia e di questi il 60% non ha una risposta, con un dramma, un disagio che vive in prima persona il paziente, ma anche la loro famiglia e chi attorno a queste persone, ecco, non riesce a trovare una soluzione a questi interventi da dare. C'è il plauso dell'amministrazione comunale per aver concesso l'area, uno spazio per la Croce Rossa. Beh, ecco, insomma, nel progetto al tempo era già prevista questa possibilità e quindi oggi ospitiamo volentieri la Croce Rossa, come ospitiamo un'altra cooperativa che ha una piccola attività di accoglienza per persone in situazioni di disagio. Fa un po' parte del nostro stile operare appunto anche con altri operatori del terzo settore e quindi lo facciamo volentieri. Nel futuro si spera in una convenzione con la provincia autonoma di Trento? Diciamo che la cosa che manca effettivamente in questo e che è un po' una nota stonata effettivamente è questo. Appunto abbiamo la convenzione con la provincia di Bolzano, e siamo a Trento ma non ce l'abbiamo con la provincia di Trento, faremo di tutto per far capire alla provincia di Trento l'importanza, insomma, che anche la provincia di Trento sia della partita. L'importanza della struttura è anche la professionalità delle persone che vi lavorano. Quanti specialisti avete qua? Beh, ecco, adesso le persone sono naturalmente calibrate per l'accoglienza dei 20 pazienti, ma insomma a struttura piena e completata troveranno occupazione 40 persone tra direttore sanitario, TERP, educatori professionali, addetti all'assistenza, psicologi e altre figure specialistiche per la riabilitazione dei nostri pazienti.